Dobbiamo accettare il risultato del campo, anche se la partita si era messa molto bene. Nel primo quarto d'ora penso che avremmo potuto fare molto di più in termini di efficacia, mentre per il resto della partita avremmo potuto fare di più per quanto riguarda il gioco. A inizio stagione avrei baciato per terra anche per un punto fatto, quindi essendo partiti molto in ritardo rispetto agli altri, avendo visto anche come avevamo approcciato il campionato nella prima giornata a fondi, credo che nessuno si aspettasse poi di fare quattro risultati utili. Secondo me oggi è mancata la lucidità, in mezzo al campo sicuramente il baricentro della squadra, quindi è ovvio che entra molto in contatto con la palla, quindi tecnicamente, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo sbagliato tanti passaggi. C'è stata una brutta partenza, però una buona reazione e lì dovevamo essere cinici magari per fare il doppio vantaggio. E dopo in secondo tempo invece abbiamo sbagliato tanti, come dicevi tu, tanti palloni, tecnicamente proprio passati, tanti passaggi sbagliati, e è ovvio che dopo la stanchezza la lucidità viene meno e oggi è stata caratterizzata da questo. I giocatori hanno fatto 3 partite in una settimana con un viaggio molto lungo, non deve essere una scusante naturalmente perché comunque vale anche per gli avversari, però effettivamente oggi ho visto poca lucidità. Sia in fase di finalizzazione che di costruzione nel secondo tempo.